Questo programma è offerto da Differenziamola, promossa dal Comune di Reggio Calabria, dal CONAI e dalla VR. E allora, che sintomi ha? Ma quali sintomi, dottore? Io ho crisi di personalità, di identità, non so più chi sono. Sì, d'accordo, Rico. Perché? Ma perché? Perché fa male, male da mo'. Ah, ma sei uno spettacolo della natura. Non si preoccupi, sta arrivando la sicurezza. Una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso. Libertà e tempo perso e nessuno che rompe i dice se sbagli sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori. Mira son. Sigo sin tu mirada, dime Sofía. Sin tu mirada, sigo sin tu mirada, Sofía. Eccoci qui con i nostri Fire Sound, bentornati a Caprifuso, come ogni giorno siamo sempre qui a tenervi compagnia e provare magari a strapparvi qualche sorriso, il che non guasterebbe. Il sorriso è per voi, per me un po' di meno, dato insomma la frequentazione che c'è in questo programma. A questo proposito, oggi chi abbiamo, Maddalena? Oggi abbiamo Rossana Melito dell'ufficio comunicazione AVR. Ufficio comunicazione AVR, prego Rossana Melito. Ufficio comunicazione, tutto da vedere. Prego, prego, si accomodi, vediamo, perché insomma sappiamo che qui girano certi personaggi, poi non è detto che siano coloro che dichiarano di essere, ma questo lo scopriamo facilmente. Ovviamente AVR è sponsor della nostra trasmissione, quindi la campagna Differenziamola, quindi ce ne parli un po'. Pseudo Rossana Medito, poi vediamo se è lei. Differenziamo la Reggio Calabria e la campagna di comunicazione che abbiamo attivato nel 2015 quando è partito il servizio di raccolta differenziata porta a porta. In queste settimane stiamo continuando su questa campagna per promuovere l'avvio di questo servizio anche nelle zone di Pineta Zerbi, Eremo e Tremulini e poi successivamente anche in altre zone come il centro storico, la zona di Modena, Sasperato e tutte quelle altre zone che ancora sono servite dai cassonetti stradali. Perfetto. Ancora noi per poco. Si sta celebrando in questi tempi il funerale del cassonetto. Sì, a breve faremo una bella cerimonia. Ecco, facciamo una festa dove gli diamo fuoco a tutti i cassonetti. No, una, no. Già provvedono purtroppo. Appunto, purtroppo già lo fanno, non è il caso che lo facciamo anche noi che aiutiamo quindi questa cosa. Scusi, lei. No, niente, era da che aspettava. Mi fate aspettare troppo tempo. Vabbè che sono paziente, però voglio dire. No, ma che mi sei no, ma posso sono paziente quindi. Nel senso che. Ma la tu. Allora, Sandrino, tu la non fai. Non mi piace, io vado a ridere quando faccio i battuti. Ma pare vero che ti ciò. Se tu non sai sui cristiani. Sì, ma tu la fai la differenziata. Che è la differenziata? Cioè, la raccolta differenziata. Sei quella di cui stiamo parlando. Avanzata, non capisci, scusate. No, differenziata, raccolta differenziata, quindi rifiuti differenziati, carta e cartone da una parte, vetro e plastica dall'altra, organico e multimateriale. Mi confondi, ti spiega Rossana, dai, fagli vedere i mastelli. Sandrino, la fai tu la raccolta differenziata? Mi sa, se dico sì me la dà. Non credo. Non credo allora. No, no, vabbè, non era questo. Non è che posso vabbè perdere tempo, aiuto, che fare? Rossana, spiegagli come funzionano i mastelli, per favore. Allora, questa sedia. Multimateriale, bottigliette. Puttana, no, aspetta un attimo, caccia sta, si è fatto morire, mi ti aspettavo, caccia sta scrivani. Ma guarda, guarda che sei qua perché ti deve spiegare i mastelli, poi lascia stare, no, così, bravo, perfetto. Stavo un reggio, non so, ci ha facito un suonato, questo pezzo, no, vabbè, ma pezzo che bostic, vabbè, dai, no, va, net, scusate, vai, mi chiedo un momento. Stavamo dicendo, allora, plastica, alluminio e acciaio, contenitore giallo, multimateriale. Plastica, alluminio e acciaio. Poi abbiamo il vetro, solo il vetro, contenitore verde. Sì. Poi carta e cartone nel contenitore blu. Sì. E faccio la valletta.
Sì, sono... Tipo lo stesso di voi, no? Sì, esatto, fanno sì. I gesti. Poi l'organico, che è il rifiuto più importante, dobbiamo differenziare correttamente. Perché sì, è importante? Perché dall'organico noi possiamo fare il compost, ovvero il fertilizzante, quindi conferito correttamente con le buste biodegradabili e compostabili diventa compost, quindi nuovo materiale per concimare i nostri campi. Scusi un attimo, mi passa un attimo il microfono. Ripeta. Stavo cercando di capire, l'organico e i fertilizzanti o bagnano la macchiottella l'acqua, non capisci? Non ho fatto malissimo a prendere il microfono, prego, lasci stare per cortesia. Lo ricoveriamo più tardi fra 4 minuti e mezzo, continui pure. E poi quello più cattivo, quello più brutto è l'indifferenziato, ovvero tutto quello che non può essere conferito in questi mastelli, quindi per esempio CD, penne, lo spazzolino. Quindi tutto quello che non può essere differenziato. L'indifferenziato quale? Chi so? Questo grigio, questo brutto. Cioè voglio, se uno un giorno tipo so su Dio, nel senso che si rompe proprio... No vabbè, sì, ok, il senso... Faccio finta che sto sperdi cosa, sì, no? Sì. A un certo punto diventa tutto un tallo indifferenziato, no, so, no, non so quello... Fare. Non rispetta la legge. Ragazzi e ragazze, signore e signori, rispettate la legge, fate la raccolta differenziata. Questo va buono per una varuna pure. No? Vabbè, questa è la prima volta che Sandrino sta dicendo una cosa vera, assolutamente sottoscritta da me. Quindi questo dategli retta per una volta sola. Poi per tutte le altre cose che dice no, ma per questa sì, guarda, attrezziamoci per fare la differenziata. Lo sai che a me mi chiamano diavolo ratavarca, no? Lo sai? Io ho dei tempi record. Come appare la ruota pigliaia una, ma non c'hai una. Rodolfo, senta qua. Approccio veloce, 4-5 secondi. Dopodiché siamo andati al sodo. 4-5 secondi. L'approccio, tu maruna sub, a mia maruna uno subito, pare che perdi mu tempo. Subito. Sai quanto dicevo, compare? Sì. Una ora e 55 minuti di seguito, senza sì, mu fermo. Compare, mi è pa fermare perché mi pareva male. Perché ti pareva male? Ah, sa, lai! Infatti. Lavoriamo la vita perché sarà stancata, giustamente, una ora e 55, non è che tutte. O comunque per qualsiasi cosa sono a disposizione, facciamo un pochi meno pure, non è un problema, pure un'ora e 10, un'ora e 14. Facciamo che diamo la linea ad Aldo di Giuseppe, sì. Diamo la linea ad Aldo di Giuseppe, vediamo che ci ha combinato oggi, dovrebbe essere ancora a Palmi. Vai Aldo. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Questo non serve a nulla, come? Che cosa non serve a cosa? Nulla? Io dice non servo. No, lei serve perché sa fare il suo lavoro, evidentemente, giusto? È no? L'unico che lo dice finora. No, no, per me lei è. La ringrazio. Come va? Tutto bene? Bene, grazie. Lei? Ciao, bene, bene, a parte il caldo, però ci vuole, dai. No, questo signore è stato a Sanremo. Signore, signore, no, sì, ah? Dico, è stato a Sanremo, però. Sì, tanti anni fa, nel 90. Nel 1990. Ci racconti la sua esperienza? Beh, è un'esperienza forse la più grande, unica, irripetibile, grande emozione. Quindi sono passati tanti anni, è stata veramente, come posso dire, irripetibile. Ma chissà. Ci canta un pezzo della canzone? Adesso dai, se no mi fai. Il sole sembra un faro acceso sulle dune, tinge col suo mistero di rosso le lagune. Basta, dai. No, no, grazie. Continua tu. Non la so. Non la so. Non la so. Tu non eri nato, forse. No, nel 90 sì, c'ero. Pelle, che profumo che hai. Volete sapere che penso del mondo, eh? È un mondo lordo, scafoso, è una scienza a tempo belle, che è una vergogna sul vecchio, però. L'esagerazione, queste donne fanno schifo, l'uomo non conta niente, no? È una vergogna. I tempi belli finirono, io fu pure giovane come te, e la vita era bella, il mondo era bello, ma oggi. Qua non tagliamo niente. No, no. Nel senso non lo tagliamo. No, che tagliate! L'uomo poi, l'uomo non serve una patata ugiuta, è nullo. A basta vedo certe donne tutte che sono vecchie, me ne sì, ma la tocco io. Ma non vedete che. È esagerato. Mi piace, me ne c'è a Telereggio. No, Video Calabria. Altro Video Calabria, i video, Sugnagillo è ancora lavoro, ha 77 anni, ancora. La donna mi piaceva, parliamo chiaro, eh. Vabbè, anche ora vi piacciono, credo. Ma che state oggi, tutte queste giovanotte d'oggi, eh? Quelle oggi. Non c'è attisa manco. Ma che maschio? Non c'è attisa.
voglio venire a Telereggio io. Ma è Video Calabria, Telereggio. A Video Calabria, per me ne esce, ma ciao io. Però voi uscirete vestito. Non dovete dire quando la trasmettete, così io... Mi facciamo sapere, avete WhatsApp? Eh? Avete WhatsApp? No, hai la televisione per super. Ah, WhatsApp non ce l'avete? No. Facebook? Oh, queste cose. Instagram? Avevo un telefonino e tag. Perché? Mi fottiano i soldi. Ma ora ce l'avete il telefono? No, no. E come vi chiamo? Oh, come chiamo io? Io sono... ebanista falegname qualificato, ebanista di mobili qualificato, e ancora 77 anni faccio lavoro che uno a 20 anni ne faccio. Però un discorso, no. Fai il falegname, lavora con, ecco, con le donne, va bene. Per raggio comunista, trasmettete le mie, ma sa scialla quando ne scialla le... Niente, se passava, va bene. Ti saluto, grazie. Grazie a voi. Non vivo più senza te, anche se la solitudine è nera e non è sera, la solitudine è sporca e ti divora, la solitudine è un suono che si sente senza te. E oggi abbiamo qui con noi un cantante di grande prestigio anche a livello nazionale e ve lo voglio presentare subito. Pupo. Pupo. Grazie. Ah? Grazie. Intanto Pupo. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare lontano dal mondo portati. Importante eri tu, adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Vai tutti! Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare. Grazie. Anche io avevo una chitarra, ma l'ho scordata. Dov'è Pasquale Cabrini? Ma io sono ammirato, si può dire ammirato, perché quando ci sono cantanti così bravi che hanno scritto pagine indimenticabili della musica italiana. Ma perché lei pensa che questo sia Pupo davvero? Pupo, sì, come no. Ma è alto 1,85 m. Anche due mogli Pupo, tra l'altro, due compagni. Ammirato. Lo conosco io e Pupo. È lui, chiaramente. Grazie, chiaramente grazie. Lui, poi dice, grazie. Gli avvicini. L'ho visto io crescere, Pupo. Grazie. Gli fa un attimo Costanzo così la smette. Io non mi metto di fare questa gonna di manto, Beh, io voglio dire una cosa, vinceremo lo stesso lo scudetto nonostante queste illazioni, queste pressioni e questo atteggiamento contro la Juventus. Grazie. Va bene, allora no, era un moji un po'. Grande Pupo. E niente, salutiamo Pupo, l'ennesimo paziente della nostra clinica psichiatrica, insomma siamo qui per questo. Rossana Merito, salve. Prego, avvicinati un attimo. Allora, intanto ringraziamo Rossana Merito di AVR, anche per, insomma, partner di questa trasmissione. Continueremo ovviamente a parlarvi ancora di raccolta differenziata, ma c'è un calendario che dobbiamo dire. C'è una notizia che dal 24 aprile la consegna dei mastelli per gli abitanti dei quartieri di Tremulini, Eremo e Pineta Zerbi, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 presso il Lido Comunale. Muniti di documento e codice fiscale, vi saranno consegnati il kit dei mastelli che vedete qui alle mie spalle, gratuitamente. Dica di nuovo gratuitamente. Gratuitamente. Ecco, esattamente, questa è una cosa molto importante. Cosa molto importante, approfittate perché sì. Al Lido Comunale quindi potrete ritirare questi mastelli. Visto che vi ho trovato Lido Comunale, Lido sapete che... terreno fertile, nel senso perché che cosa? C'è sempre, no,
e c'è Pilu, no? E un boscato pure da Lido Porto Fortino. Ah, dici dove andate là, vi ritirate a questo punto, portate la femmina e voi salate, no? Ah, ok. No, era, mi ero sandrinizzato, dai, mi ero sandrinizzato. No, ma bella sta cosa, andate a ritirare i mastelli e poi imboscatevi. Ho capito bene. L'utile è il dilettevole, cioè l'utile è, cioè, chi tu, insomma, musomina, no? Certo. È un dilettevole, muso più di mastelli. Ah, giusto, perché non è più di mastelli. Scherziamo, scherziamo, viva i mastelli, viva la differenziata. Grazie, grazie a Rossana, grazie. Merito di essere stata qui con noi, alla prossima. Però io direi di... Sì. Cosa? Di passare da Pupo a Raff, no? Perché è un cantante che è molto... Raff, anche lui vituperato, no, non è vituperato. No, non è vituperato. Raff, noi utilizziamo questo termine, vituperato. No, no, Raff mi piace, Raff mi piace. Raff. Sì, sì, addirittura penso un po', sto qui mentre lei canta. Ho messo anche un occhiale un po' alla Raff. Sì, no, sì, non è... Sì, anche alla Califano, non so. La Califano, sì. Non lo faremo anche nelle prossime puntate, Califano. Bravissimo. Raff, batti tuo animale, che dici? Batti tuo animale. Torna alla mia postazione. Sì, vai, batti tuo animale. Gaetano, anche tu al centro con noi, perché poi chiuderemo con un balletto. Arriverà il corpo di ballo, quello... Il corpo di ballo di nuovo? No. Non arriva, vabbè. No, per cortesia. Sono delle ragazze di colore che brasiliane, vai. Musica, fai il sound. Abbiamo un battito sano che ci prende la mano, come una moto che va contro vento in velocità, è un rischio si sa, se questo mondo non è mai come lo volevi tu, oh no, se ti vien voglia di gridare, non fermarti più, oh no. No, che non smette di picchiare fino a quando non sarà il suo battito normale, quell'istinto naturale che c'è in te. Sì, sì, sì. Dentro te, oh no. Te più forte batte fino all'amor, a volte batte nella musica pop, e va controtempo, è la parte di te più vera che c'è, più vera che c'è. E allora prova a lasciarti andare, che ti sale su, che sale, oh, su. Va dritto al centro del mio cuore e non si ferma più. Tutti! E il battito animale batte come non ce n'è, che c'è un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con sé. No, che non smette di picchiare fino a quando non sarà il suo battito normale, quell'istinto naturale che c'è in te, sì, sì, dentro te, oh no, no. Fire Sound. Allora, non ho potuto fare a meno di constatare, beh, Gaetano ha, sì, impallato le gambe della Ciofu. Questo non va bene. Quindi no, io credo che cancelliamo tutto e ricominciamo la puntata. No, sicuramente, caro Gaetano, ti sarei preso le benedizioni dei nostri telespettatori uomini, quindi se, che penso che avranno passato il tempo. Gaetano, la prossima volta. Tacciti. A mettere d'arredo, così ci guardo pure i... No, no, praticamente. Mi ero putortizzato, ogni tanto vengo, diciamo, invaso dai miei personaggi. Vabbè, vabbè, ma questo è normale. Lei è il paziente zero, esatto, ricordiamo, della nostra clinica psichiatrica, affetto da multipersonalità, come il multimateriale. Ce ne sono tante. Chiudiamo? Chiudiamo, andiamo appuntamento a domani con la nostra Maddalena, ovviamente con il nostro Gaetano, ormai parte integrante del nostro programma. Salutiamo anche Aldo Di Giuseppe, che insomma è come al solito. Purtroppo non lo ricordo, ha avuto un... lo possiamo dire, ha avuto un... un contrattempo, è andato via prima. Ah, ho capito, va benissimo. Perfetto, ok. A domani, ciao! Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che...
scuola